quarantenne va dal suo medico e gli dice: dottore, dottore, ho un problema. Io vado al circolo anziani e tutti i miei amici, i miei colleghi mi dicono che fanno tanto sesso, e chi fa l'amore almeno 2 o 3 volte a settimana, e chi dice io ieri sera ho dato giù, e chi fa l'amore almeno 2 o 3 volte al mese. A me è grasso che cola, che ogni 6 mesi ho un'erezione. Allora il dottore gli fa: eh beh, qual è il problema? E raccontalo anche tu, no? A parte, diciamo, la barzelletta carina rispetto a questo argomento, ci sono da fare un po' di considerazioni. Uno è che la maggior parte delle persone, dopo una certa età, ma anche prima, tende un po' a pompare, a gonfiare le proprie esperienze in base a quello che gli altri si aspettano e in base a quello che gli altri pensano di apprezzare di lui o di lei. E quindi bisogna prendere un po' con le pinze quelle che sono le affermazioni che fanno le altre persone e non necessariamente sentirsi da meno. Un'altra considerazione rispetto a questo è che tutti noi in qualche modo abbiamo un'idea di noi stessi, spesso ancorata a quando siamo molto molto giovani, a quando chiaramente il fisico e le prestazioni psicologiche e anche fisiche erano di un certo tipo. Certo, diventiamo un po' grotteschi se nel tempo non riusciamo in qualche modo ad accettare anche l'età che passa. Questo non significa che non bisogna curare le disfunzioni sessuali. Certo, se una persona di 30, 40, 50 anni presenta determinati problemi, è giusto che si faccia aiutare da un bravo psicologo. Ma nelle altre situazioni dobbiamo comunque tener conto anche della nostra età e riuscire ad accettare i cambiamenti del tempo. Tutto si trasforma, anche il nostro modo di vivere l'amore e la sessualità. Ciao, buona giornata.